E buongiorno mondo, dopo questa notte gelida, adesso vi faccio vedere, ma non so se si vede, c'è ancora la brina per terra, il sole, come vi dicevo ieri, è dall'altra parte, io sono in ombra, quindi adesso ho svuotato la tenda, la sposto al sole in modo che si asciughi un po', e lì sto già scaldando l'acqua per farmi il tè caldo, per scaldarmi le budella e poi si parte. Buongiorno a tutti ragazzi. Ragazzi, sto partendo adesso che è molto tardi, ma c'era la brina sulla tenda, quindi ho dovuto aspettare che si scongelasse un po' e si asciugasse un attimino per poterla ritirare. Nel frattempo ho perso un sacco di tempo a cercare di posizionare il pannello solare per caricare il power bank, ma visto che ho le borse leggermente diverse rispetto allo scorso anno, non riesco a trovare il sistema giusto per fissarlo in modo stabile dietro sul portapacchi, quindi ci riproverò e nel frattempo ho ancora un power bank carico, l'altro quasi vuoto, un po' di batterie della GoPro che si scaricano troppo in fretta visto che la notte ghiaccia e le batterie patiscono, quindi troveremo la soluzione. Intanto adesso pedalo, per fortuna inizia a scaldare anche un pochino e tra poco sono a bocca densa e da lì direzione Mirandola, vi aggiorno dopo, ciao ragazzi. Benvenuti nella provincia di Reggio Emilia. Benvenuti a Brescello, paese di Don Camillo e Peppone. Vediamo se li troviamo. Ve l'avevo detto che li avrei incontrati ed eccovi qua, Peppone. E laggiù in fondo abbiamo anche Don Camillo. Aspettate che ve lo zoom, che la macchina è un po' lenta. Eccolo lì. Dopo aver salutato Peppone e Don Camillo sono arrivato anche a Gualtieri, uno dei borghi più belli d'Italia. Vi faccio vedere la piazza tutta intorno, ma la cosa più importante è che adesso vado a cercare una fontanella per ricaricare l'acqua perché ne ho ancora poca. In questa piazza penso di trovarne una, quindi a dopo ragazzi. La piazza deve vedersi tutta, perché hai visto che c'è un buco là, no? Qua in mezzo? Lì c'è un buco, dove c'è il pavimento originale. Ah, quindi potrebbero ripulire dalla ghiaia. Allora, vedi che i pilastri non hanno lo zoccolo? E anche lì? Perché hanno rialzato tutto? Sì, sì, perché automaticamente se tu vai là in fondo dove c'è quel lampione là, come questo là, c'è un buco, che io ho fatto dei cuori, perché si chiama Bentivoglio. Vai a vedere dove camminavano 500 anni fa, perché è nata inizio 600 questa. Questo no, questo invece è un 1200, lì era il ponte elevatoio, vedi che ci sono le due fessure, ed era quadrato, quelle due torri qui, ce n'erano due di là anche, col fossato attorno, vedi che c'è il coso, col fossato attorno c'era, col ponte elevatoio, quando è nato, nato nel 1200, 1300. Dove vieni? Da Vercelli. Guarda che roba! Io li invidio queste cose qui, vedi, giovani. Hai visto che roba? Sì, ma sono ancora guarda questo all'1% della strada che devo fare. Dunque. Speriamo. Grande, mi dai un colpo. Grande! Da Bologna devi prendere la frutta. Faticoso col vento, Ragazzi, non so se vi ho ancora aggiornato sulla situazione vento di oggi, ma comunque è ancora pesante e forte e tira sempre da est. Mi mancano 32 km a Mirandola, da dove comincerò la ciclovia del sole che va verso sud. E quanto ci scommettete che appena inizio a puntare verso sud il vento girerà e punterà da sud a nord? È così, lo so, è voluto faticare Giappino. Pedala, pedala.
persone. 50, perfetto. Grazie mille, buona giornata. Ragazzi, sono a Reggiolo, c'è la fiera dei sapori, mi sono comprato un erbazzone giusto per togliermi un po' quello sfizio e fermarmi un attimo e riposare da sto vento malefico che tira da stamattina. Adesso mi metto un angolino, me lo mangio e poi riparto. Buon erbazzone a tutti. Ma anche in provincia di Mantova ci siamo arrivati. O meglio, ci sono arrivato io e vi sto portando con me in questi video. Ah, se sapeste tutta la fatica che faccio per voi, un giorno mi ringrazierete. Sì. Pedala, Giampino, pedala! Ragazzi, sono su uno sterrato a 12 km da Mirandola. Col vento continuamente contro, non riesco a fare più dei 12-13 all'ora, che ve lo dico, se trovassi uno col furgone qua adesso mi farei caricare la bici e arrivare almeno fino a Mirandola per non andare più contro sto vento e iniziare ad andare verso sud. Madonna, ragazzi, sta soffiando ai 20 all'ora, praticamente annulla la forza che ho io per andare avanti. Pazzesco, non so se lo sentite, non ci sono foglie per farvelo vedere, ma che sfiga, cazzo, che sfiga. E io avevo pianificato tutta sta pianura per arrivare a Bologna, per affrontare gli Appennini, non dico riposato, ma non così stremato. Invece ci arrivo già distrutto. Come cavolo li faccio, non lo so. Devo ancora fermarmi a mangiare, ho mangiato solo quell'erbazzone. Ma volevo arrivare a Mirandola, ma sono in ritardissimo perché non ce la faccio proprio. Metto giù perché così è ancora peggio. Che ne dite? A dopo, ragazzi. E non aggiungo altro, anche perché mi vengono solo parolacce in questo momento, perciò è meglio che me ne stia zitto. Ore due passate e finalmente mi sono fermato a mangiarmi il mio panino, una mela e mettere un po' in carica con i pannelli solari almeno il power bank e riposarmi un po', almeno un'oretta, 40 minuti, 45 minuti, non lo so. Un po' mi fermo perché sono estenuato da questo vento. Mi sto lamentando troppo? Ditelo, se mi lamento troppo. Dai, buon appetito, a dopo. Ok, mi sono rifocillato, ho provato a riposarmi un attimino, quindi ho fatto una pausa di un'oretta, forse abbondante, e ora mi mancano 6,2 km a Mirandola. Ho tutte le labbra spaccate dal vento, ho dimenticato il puro cacao, domani il primo supermercato me ne compro. Comunque, dicevamo, 6,2 e arrivo a Mirandola, da lì si punta sud verso Bologna. Sarei dovuto arrivare oggi a Bologna, ma come avete visto ho ridotto drasticamente le distanze a causa di sto vento, ma va bene così, non ho tempistiche, però volevo arrivare il prima possibile al momento della fatica degli Appennini. A dopo, ci vediamo sulla ciclovia del sole. Ciao ragazzi. E finalmente sono a Mirandola, adesso sto andando a cercare la ciclovia del sole e da lì punto a sud, prima Bologna, poi Arezzo, ma a brevi tappe, perché dopo Bologna comincia l'Appennino. Ciao ragazzi, a dopo. E finalmente eccomi sulla ciclovia del sole, quella lì è la stazione di Mirandola e si parte. Ok,
Ok ragazzi, sono le 5, è ora di cercare un posto per bivaccare, anche se non ho fatto tanti chilometri, sono 75 adesso. La ciclovia del sole è quella che corre lì, dove c'è la ferrovia anche. E stavo guardando su Google Maps, ma non trovo niente se non campi coltivati, boschetti, è difficile trovarne in questa zona, almeno non ne sto trovando e ho paura di andare avanti e rimanere fregato. Quindi, cosa ne dite? Sono sotto a un ponte, per la seconda volta da quando viaggio in bici mi ritrovo sotto un ponte. Potrei mettere la tenda qua, però sembra che sia la strada che porta ai campi di là, e oltretutto lì, non so se le vedete, ci sono anche delle persone che camminano là e quindi non sarei tanto nascosto, anche se montando la tenda col buio difficilmente mi vedono, e spero che comunque i contadini non passino per sti campi domattina alle 6 quando inizio a smontare. Mi sa che mi fermo qua. Non mi piace, non mi piace, però piuttosto che non trovare nient'altro, meglio fermarsi qua, eh. E magari mi tiene anche un po' più al caldo stanotte. Speriamo. Vi faccio sapere. A dopo, ragazzi. E comunque mia discolpa, vi dico che ci avevo anche provato con i due warm shower che c'erano sulla strada, uno a Crevalcore e uno a San Giovanni Persiceto mi pare, ed entrambi mi è andato picche perché sono in giro anche loro e quindi nada di nada, e arrivare fino a Bologna è impensabile perché in teoria sarei dovuto arrivare stasera, ma sia la tappa di ieri che di oggi le ho ridotte per la fatica che ho fatto col vento. Adesso sembra un po' calmato, anche perché comunque tira da là, io sono riparato anche dal ponte e va bene così, dai, basta parole, ciao ragazzi. Ragazzi, cambio di programma improvviso, ho sentito un'amica che abita in zona, Ilaria, che ha detto che mi ospita, e quindi 20 km, sapendo di avere poi un tetto sulla testa, li faccio volentieri. Per andare a cercare un altro bosco era un po' duro e difficile poi andarlo a trovare col buio, quindi grazie Ilaria e dopo magari ve la presento. Ciao ragazzi. Grazie. Ecco, proprio stasera che ho un tetto sulla testa inizia a fare caldo, ma veramente caldo. Guardate un po' là, 68 gradi, molto caldo, molto caldo. Il sole ormai è andato, speriamo che rimanga un po' di luce ancora almeno per 10 km. E poi sono arrivato. Pedala Giappino, pedala, che al buio non è bello pedalare. Ragazzi, sono arrivato nella via dove abita Ilaria, adesso guardo bene il numero che mi ha scritto dove abita e basta.